Analizziamo i risultati. Se appare una spunta verde vicino al titolo, come in questo primo caso, vuol dire che il contenuto è disponibile. Clicchiamo sul titolo del libro per vedere l'indice. Quindi seleziono il titolo L'universo di Galileo, l'universo oggi. Vediamo l'indice nella parte destra dello schermo. Possiamo cliccare sui singoli capitoli. Apro ad esempio il capitolo che si chiama Le stelle di Galileo. Quindi lo seleziono. Ecco, si è aperta la pagina. Il contenuto è consultabile in maniera illimitata online. Posso anche salvarlo come file PDF a tempo con una durata di 5 giorni. Per farlo andiamo in alto e clicchiamo il bottone Scarica. Trascorsi i 5 giorni si potrà salvare un'altra volta. Torniamo adesso alla lista dei risultati e vediamo che ad esempio il secondo risultato, l'universo kantiano filosofia, scienze e sapere, non ha la spunta verde. Vuol dire che non è disponibile. Se ne hai bisogno, controlla prima che non lo possediamo già in digitale o in cartaceo. Se non l'abbiamo, puoi proporre alla biblioteca di acquistarlo in versione ebook. Ma vediamo nel dettaglio come fare. Come prima cosa, clicco il titolo. A questo punto bisognerà selezionare la lampadina gialla. Suggerisci alla biblioteca un titolo da acquistare. In questo spazio dovrai inserire nome, cognome, numero di matricola, area disciplinare e indirizzo di webmail. Così la biblioteca potrà ricontattarti quando il libro sarà disponibile. Poi basta premere invio. Se hai difficoltà ad aprire o salvare i PDF, in fondo a ogni pagina puoi cliccare sulle FAQ. Eccole qui. E poi scegliere problemi di accesso al documento.